So che non è molto democratico quello che sto per fare, ma considerando che c'è già chi si alza per andare e probabilmente fra 10 minuti altri se ne andranno, se voi mi autorizzate, il dibattito ce lo teniamo per un'altra volta. Speriamo di aver messo a disposizione vostra delle riflessioni importanti, per cui, diciamo così, avendo più consapevolezza si affrontano meglio i problemi, anche camminando per le strade del mondo, direbbe uno. E io chiederei a Lucio Caracciolo di farci una breve conclusione. Siamo d'accordo? Sì. Grazie. Ildo, tu mi confermi che siamo in piena deriva autoritaria? Assolutamente. Ho il sospetto che il Presidente abbia una lunga esperienza di assemblee. Ovviamente non concludo nulla, ma sviluppo rapidamente qualche spunto del dibattito, ripartendo dalla fine del mio intervento, quando dicevo che a mio avviso non c'è una crisi finanziaria, una crisi economica, una crisi sociale, una crisi politica. Ci sono tutte queste cose insieme che, per quanto riguarda noi europei, significano soprattutto una crisi di credibilità della democrazia. Ora, la mia ipotesi è che questa crisi di credibilità della democrazia sia inscritta nel modo in cui noi abbiamo sviluppato quello che si chiama progetto europeo, ma che in realtà non esiste. Perché si dice sempre Europa, progetto, eccetera, ma mi spiegassero in parole piane che cosa è l'Europa e che cos'è il progetto. Allora, dal punto di vista, diciamo, della prospettiva storica, io vedo che all'inizio di questo processo c'erano alcuni stati, sono tutti semisovrani, intendiamoci, anche gli Stati Uniti e la Cina, non è nessuno pienamente sovrano. Ci sono alcuni stati che avevano un qualche grado di sovranità che per vari motivi, io direi soprattutto per motivi strategici, perché l'Europa nasce soprattutto per impulso americano, per evitare che l'Europa occidentale finisse in qualche modo preda dell'Unione Sovietica o del comunismo, non da una spontanea, da uno spontaneo moto di folle tedesche e francesi che attraversano i ponti sul Reno e si abbracciano. Se dimentichiamo questo, non capiamo perché ci sono i problemi che vediamo oggi e non capiamo soprattutto perché la crisi dell'Europa, intesa come questo processo funzionalista di cui si è parlato, comincia quando l'America comincia a disinteressarsi dell'Europa, cioè dopo l'89, quando dice abbiamo risolto i problemi, l'Unione Sovietica è morta, gli europei sono maturi, possono farcela da soli. Certo, noi abbiamo interessi, abbiamo investimenti, abbiamo commerci, ma insomma non dobbiamo più fare in qualche modo il corsetto degli europei. Questo implica il fatto che o tu sviluppi questo processo nato dall'economia verso una qualche forma di conclusione istituzionale politica, in ciò magari affidandoti al marxismo che di questo aveva fatto la sua scienza, oppure non ci riesci. E se non ci riesci, come non ci stiamo riuscendo adesso, le cose non è che restano come prima, le cose evolvono e involvono. Voglio dire, se noi immaginiamo che si debba cedere continuamente sovranità da parte di stati democratici a qualche cosa che non si capisce bene da chi si è rappresentata, come si è legittimata e soprattutto che oggi viene considerata dalle opinioni pubbliche come in sé quantomeno meritevole di dubbio, per molti anche addirittura una specie di demone, perché spesso ormai siamo a questi livelli, mi domando dove risieda la legittimità di qualsiasi sovrano. Che sia lo Stato, che sia la provincia, che sia l'Europa, il mondo. Cioè, se non c'è la fiducia e la legittimazione popolare, parola orrenda di questi tempi, mi domando quale sia poi il margine di azione che resta disponibile, se non in senso autoritario, a chi in qualche modo ha delle responsabilità politiche. Questo è il nostro dramma oggi. Cioè di essere fra due sedie, di non avere più i vecchi stati nazionali così come erano, anche se qui bisogna distinguere, perché c'è stato e stato, non è che tutti hanno ceduto la stessa quota. In un sistema di regole, non di leggi, valgono i rapporti di forza. Tu puoi fare tutti i patti di stabilità che vuoi, tu puoi scrivere tutte le regole d'oro nelle costituzioni, ma poi c'è sempre qualcuno che è più uguale degli altri. Quindi quando Francia e Germania sforano il patto che hanno proposto, sono Francia e Germania, non è mica la Lituania. Quindi dobbiamo anche forse mettere qualche bemolle al positivismo giuridico tipico dell'europeismo, per cui fatta la norma si produce un fatto. Non è così, non è mai stato così e non sarà mai così. Dicevo, siamo fra due sedie, perché da una parte si è destrutturato qualcosa
che si riteneva evidentemente negativo, e dall'altro non si è costruito un'alternativa che sarebbe dovuta essere lo Stato europeo, che pure veniva evocato all'inizio con molta enfasi dai padri fondatori, o almeno da alcuni di essi. Oggi non se ne parla proprio più. Allora, io mi domando, è possibile non vedere in questo una crisi profonda della legittimazione, ma anche dell'esistenza stessa della democrazia? Perché fino a prova contraria esistono stati non democratici, parecchi, ma non esistono democrazie astatuali. Cioè, se tu fai fuori la istituzione politica democratica, cioè gli stati nazionali eterogenei che noi abbiamo avuto in Europa e che sono stati l'unico contenitore finora nella storia mondiale della democrazia, perché, ripeto, esistono stati non democratici ma non democrazie astatuali, evidentemente entri in un altro girone. Potrà essere meraviglioso, potrà essere stupendo, potrà essere la realizzazione del sogno comunista, l'abolizione dello Stato, d'accordo, ma nel frattempo è la crisi se non l'abolizione della democrazia. E temo che alla fine non avremo l'ideale di Marx, ma avremo semmai qualche cosa che stiamo già vedendo, si è detto, in Ungheria, in Finlandia, ma anche in Italia, ma anche in Germania, cioè il ritorno di quegli spiriti animali che si pensava di avere in qualche modo messo in una specie di congelatore e che la storia si sarebbe incaricata di accantonare una volta per tutte. Purtroppo non funziona così. E questa è la prima osservazione. La seconda riguarda, se vogliamo, anche la semantica. Noi siamo abituati ad usare, nello pseudo dibattito che c'è stato finora sull'Europa, dei termini che non corrispondono minimamente a delle cose. Faccio qualche esempio. La moneta unica. Ma in che senso l'euro è una moneta unica? In che senso? Ce ne sono tanti. Se vogliamo restare all'Unione Europea ce ne sono una dozzina. Se vogliamo andare al resto del mondo, al resto d'Europa, non ne parliamo nemmeno. Quindi noi stiamo dando un significato prescrittivo con termini apparentemente descrittivi. E questo vale per molte cose che ci raccontiamo, non solo per l'euro. Vale, per esempio, per il Parlamento europeo. In che senso il Parlamento europeo può essere considerato un Parlamento? Perché se è un Parlamento il Parlamento europeo, non è un Parlamento il Parlamento britannico o quello italiano. Sono due cose molto diverse. Decidiamoci che cosa intendiamo per Parlamento. Alcuni, adesso un po' meno, pensavano che la Commissione europea fosse una sorta di governo. Beh, insomma, non c'era molto bisogno di andare a studiare per capire che eventualmente le decisioni strategiche venivano prese in sede di Consiglio europeo dai capi dei governi e non da persone che normalmente sono, anzi non normalmente, di fatto sono nominate dai capi di governo e che quindi dal loro punto di vista sono dei funzionari, degli esecutori. Non a caso si scelgono in genere dei politici che non hanno più un ruolo o che hanno avuto un ruolo nei loro paesi come commissari o come presidenti della Commissione. Non è che si prende Sarkozy a fare il presidente della Commissione o la Merkel. Quindi anche qui c'è una differenza fondamentale tra quella che appunto è una sorta di desiderio e quella che è la realtà, solo che si usano i termini prescrittivi come se fossero descrittivi. E questo, secondo me, è un problema nel dibattito. E finisco, la stessa parola Europa viene usata con grande facilità per dire tutto il contrario di tutto. Che cosa si intende per Europa? Io penso che si possano intendere cose molto diverse. Per esempio, per uno svizzero o per un norvegese, sentirsi dire che è un extracomunitario, quindi non fa parte dell'Europa, è abbastanza curioso. Io mi sento molto più affine a uno svizzero o un norvegese e magari anche a un americano o un russo che non a un estone o a un lituano, tanto per citare, ma forse è un mio problema personale. Diciamo che in termini valoriali mi sento in qualche modo più simile a paesi dove non si svolgono sfilate di ex SS che non a paesi, diciamo, in qualche modo più consoni al mio modo di vedere la democrazia. E questo, attenzione, in Europa si è perso di vista. Noi abbiamo fatto grandi levate di scudi quando in Austria è arrivato Haider, che in confronto ai signori che vediamo oggi circolare in Europa, a cominciare dal signor Orban, è un moderato, è un centrista. Qui abbiamo dei signori che in nome dell'Europa rivendicano pezzi di territori dei cosiddetti paesi partner.
parlo dell'Ungheria nei confronti della Romania, della Slovacchia, perché per loro il Trianon è stato una ferita che deve essere in qualche modo riassorbita, e si vedono ormai apertamente carte della Grande Ungheria circolare tranquillamente a Budapest ed essere riprodotte nei manuali scolastici. Questo è, anche questo è Europa? Benissimo. In che senso possiamo considerare i partiti che stanno diventando sempre più importanti in alcuni paesi europei, soprattutto del nord, quei paesi che ci fanno la lezione sulle virtù e che sono islamofobi, xenofobi, dicono che tutti i problemi vengono dai meridionali perché i meridionali sono per definizione viziosi, inaffidabili, Club Med, PIGS e quant'altro. Attenzione, perché la semantica non è semplicemente una descrizione, è anche un rivelatore di tendenze culturali profonde. Quindi forse una certa pulizia nell'uso dei termini e un certo maggiore rigore che distingua tra le proposizioni descrittive e le proposizioni invece che vorrebbero produrre dei risultati, perché fra queste due logiche non c'è nessun tipo di relazione, forse da qui potremmo ricominciare, intanto per capire dove ci troviamo, perché io francamente non sono in grado di dirlo, e soprattutto per capire anche quello che bisogna fare. Ma attenzione, la posta in gioco non è l'euro, è la democrazia. Bene, vi ringrazio ovviamente i relatori per l'importante contributo che ci hanno portato.